Che cosa significa diventare autentici e perché è importante essere autentici? Vi sono molti aspetti che possiamo curare nella nostra crescita, ma quello dell'autenticità è sicuramente uno dei più importanti in assoluto. Perché? Perché soltanto una vita autentica permette ad ognuno di noi di essere pienamente realizzati, ma soprattutto di costruire delle relazioni autentiche con gli altri. L'autenticità è la capacità di essere onesti con se stessi, di essere trasparenti, di essere capaci di conoscere veramente la nostra zona intima, la zona delle nostre aspirazioni più profonde, ma anche dei nostri limiti, delle nostre interferenze, di quelle problematiche che potremmo aver accumulato nel corso della crescita. L'autenticità è per davvero uno di quei valori irrinunciabili per raggiungere il benessere, l'armonia e l'equilibrio. Ma perché è così difficile essere autentici? Questo perché l'autenticità deriva dal permesso di esistere, ovvero sia dalla possibilità che abbiamo di manifestarci nella nostra unicità per quello che siamo e non per quello che gli altri vorremmo che fossimo. Quando ci viene attaccata un'etichetta, quando veniamo precocemente giudicati in un determinato modo, quando l'ambiente non favorisce l'espressione del nostro vero sé, automaticamente costruiamo quel falso sé, concetto di Winnicott, che ci impedirà di essere autentici, ma che contemporaneamente ci protegge perché mantiene il vero sé al riparo dalla minaccia. È come se noi mettessimo una maschera, la quale da una parte soffoca il volto, ma dall'altra parte lo protegge da una ferita, dall'usurpazione altrui, dalla manipolazione o mistificazione. Personalmente so quanto è difficile diventare autentici, anche perché questo richiede il coraggio di mostrarsi per quello che si è, ma anche di rivelare a se stessi chi veramente siamo, che cosa c'è dentro di noi. E come diceva Carl Gustav Jung, non è che noi siamo soltanto un sole splendente, c'è anche la zona d'ombra, quella parte che non conosciamo, di cui abbiamo un po' paura, ma che in realtà ci permette, se la integriamo, di diventare pienamente umani. Ecco perché, citando un brano di Mary Williams, uno dei miei preferiti, di un coniglietto che parlava con un cavallo a dondolo e gli diceva: che cosa significa essere reali? Significa che una persona ti ama, ma ti ama per davvero, per tanto tempo. Fa male? Chiese il coniglietto. Certo che fa male, ma quando diventi reale non puoi più diventare irreale. Sì, è proprio così. Quando noi diventiamo autentici, non si può più tornare a nasconderci, a fingere, a bruciare tutte le nostre energie nella recita di un ruolo che non è il nostro. Spesso e volentieri sono proprio i ruoli sociali quelli che ci costringono a continuare a recitare una parte. Perché siamo per tutti identificati in quel personaggio, in quel modo di fare, in quel modo di comportarci. Ed è come se non potessimo più deludere il nostro pubblico che ogni mattina si alza e ammira la messa in scena di un ruolo che in realtà non è il nostro vero sé. Non dimentichiamo dunque che non è mai troppo tardi per diventare persone reali e che non siamo nati per essere perfetti, ma siamo nati per essere veri, cioè persone autentiche. Grazie e il viaggio continua.